Subito a pieno regime l'ufficio comunale di Teramo che aiuta gli sfollati del sisma. I due sportelli, attivati martedì dal centro servizi per il volontariato al Parco della Scienza, in appena 4 giorni hanno già avviato circa 80 pratiche. Si tratta delle procedure per la conferma dei requisiti in base ai quali la Protezione Civile eroga il contributo di autonoma sistemazione, il cosiddetto CAS. Secondo le nuove disposizioni, la documentazione che comprova la sussistenza della condizione che dà diritto al sostegno economico va inoltrata online tramite una specifica piattaforma telematica. Gli sportelli mettono a disposizione i propri operatori per 5 giorni a settimana, con apertura di 3 ore, nell'edificio che ospita l'auditorium utilizzato come sala consiliare. Il tutto per aiutare i cittadini nella compilazione e nell'invio dei moduli. Sindaco D'Alberto, un nuovo sportello CAS per agevolare le pratiche e soprattutto per essere vicini ai cittadini colpiti dal sisma. I numeri stanno dimostrando che la scelta è stata giusta, la scelta di aprire 2 sportelli in collaborazione con il CSV, lo abbiamo voluto come amministrazione comunale tenendo conto dei numeri importanti e significativi dei nuclei assistiti dal CAS e della nuova procedura che era ed è complessa, che in prospettiva e ovviamente a medio e lungo termine semplificherà tutto, perché con l'inserimento in piattaforma Protezione Civile e Commissario hanno voluto semplificare le procedure, ma in questa fase si sottopone ad ulteriore stress una popolazione che nel corso di questi anni, dopo aver vissuto ovviamente la necessità di abbandonare l'abitazione, deve seguire tutta una serie di procedure. È un supporto importante. Oggi con i numeri odierni riusciamo ad arrivare a 100 pratiche circa evase, c'è una collaborazione importante tra gli uffici comunali e il CSV. L'invito che facciamo ovviamente a tutti i cittadini è di arrivare al Parco della Scienza con tutta la documentazione necessaria attraverso, insomma, le forme di comunicazione che abbiamo sviluppato insieme al CSV e alla disponibilità anche degli uffici sulle richieste dei nostri cittadini. Poter arrivare con tutta la documentazione completa consente di accelerare i tempi, di fluidificare le attività e ovviamente il supporto dell'amministrazione anche per quei cittadini che comunque autonomamente, insomma, anche questo è molto importante, procedono all'inserimento dei dati in piattaforma. Quindi Teramo sotto questo aspetto costituisce un modello di riferimento attraverso la collaborazione con il CSV, che ringrazio, da esportare anche ad altri comuni e perché no fuori dal nostro territorio provinciale e regionale.